Ciao amici, io sono Paolo Candano e quest'oggi vi porto un nuovo video che sarà un commento su un team fight che ho fatto in solo Q. Ora vi farò vedere prima il team fight a velocità, diciamo, naturale e poi a velocità rallentata e lo commenterò passo dopo passo. Ok, se non ci avete capito nulla, non è colpa mia. In ogni caso, ora lo rivedremo. Inizia 31 e 20. Ora lo rivedremo. Anzi, inizia un po' prima. E cercherò di spiegare cosa avviene in tutto il processo. Allora, loro hanno un discreto vantaggio in gold. Hanno 1500 gold di difesa, ma soprattutto hanno un AD carry che sta molto meglio rispetto al nostro, che era un po' mad. Perché Shyvana l'aveva fiddato, diciamo così. Insomma, lo stavamo giocando benissimo tutti quanti. Ora, la nostra unica possibilità di vincere il teamfight era che Kennen, che era support, non riuscisse a fare una, diciamo, ultimate AOE e prendesse tutti. Quindi io avevo il compito di negare la ulti di Kennen. La possibilità di vincere il teamfight era se Ahri, che era anch'essa molto fiddata, venisse shottata quasi immediatamente. Quindi andavano a rispettare queste cose affinché tutto andasse per il meglio. E qual è il mio compito? Il mio compito era quello di fare in modo che i Keris, quelli che facevano danno, rimanessero in vita. Ovviamente non è molto facile durante un teamfight guardare a tutti, badare a tutti come una mamma con 10, con 5, con 4 bambini. È molto difficile da fare. Però, prima del teamfight, io mi do delle priorità, mi dico cosa devo fare, perché lo devo fare e come lo devo fare. Quindi, ora riguardiamo cosa ho fatto io in particolar modo durante tutto il teamfight. Ora, come inizia? Con Gragas. Qui sta per iniziare il teamfight. Gragas fa questa cosa. Un brutto dive, dettato dall'essere confidenti di essere in vantaggio, viene immediatamente punito. Lo slow per aumentare il crowd control sotto torre, lo slow di nuovo per negare il positioning del team. Graze ha un bruttissimo positioning qua, guardate. È la frontline, ci sarà un motivo se era morto 0, 8 volte. Va indietro, io rientro, Kennen stanna fragola, io faccio la ultimate. Curo tutti. Risultato: tutti i miei colleghi, compagni, sono full HP. Kennen ha perso un po' di vita. Ora prende un altro colpo a Shaco. E ora qui Shyvana decide di ingaggiare. Questo ingaggio non è buono. Gragas ulta Shyvana per splittarla ancora di più dal team. Ora il mio obiettivo è fare in modo che il nostro tank rimanga ancora un po' più in vita. Fragola invisibile decide di andare per chi non lo so. Io comunque prendo Kennen per utilizzare il mio Ability Power per fare più danno possibile. Fragola decide di seguire su Kennen. Graze fa il grave errore di entrare dentro. Entrare dentro, questa cosa non la doveva fare, però flasha via. Buona la ultimate per evitare il danno. Ora, il mio obiettivo è evitare che lui muoia di ignite, quindi utilizzo scudo. Per vedere che prendo un altro stack. Nidalee sta continuando a fare DPS nella backline. Ora Exhaust su Hecarim. Ancora avevo l'Exhaust che viene meltato molto più rapidamente. Mikael, per evitare un eventuale auto-attack di Varus che avrebbe ucciso. Guardate adesso. Slow, appena Varus scende dal tornado, come lui flash arriva alla W, quindi lui non può più allontanarsi. Nidalee continua a fare 3 DPS, vedo il focus su Nidalee, la scudo, e vinciamo il teamfight. Ora, era praticamente impossibile per noi vincere questo teamfight, però abbiamo fatto delle cose, un passo dopo l'altro, fatte tutto bene, concatenate bene. Avevamo una frontline che ha tenuto il tempo che doveva tenere, io ho guardato il culo di Graves e di Shaco, che era fragola, e siamo riusciti a portare a casa un teamfight. Questo come è successo? Rimanendo positivi
almeno io e Frago, gli altri stavano flammando, non si stavano concentrando, rimanendo positivi e giocando per vincere, senza pensare agli altri. Ripeto, è di fondamentale importanza prima di un teamfight dirsi cosa fare. Col tempo diventa intuitivo, fare le cose giuste. Ma se non siamo confidenti, magari come proprio con un campione, dobbiamo dirci cosa fare prima di un teamfight. In questo caso io mi ero detto di proteggere i miei carries e fare in modo che la frontline non venisse tirata giù troppo velocemente. Sono riuscito a fare questo e come support ho carryato quel teamfight, exhaustando Ekarin quando saltava addosso a Grace, mettendo il Mikael su Shyvana evitando che venisse la stittata da Varus. Ho fatto delle cose fatte bene, piano piano, che ci hanno aiutato a vincere. Purtroppo poi la partita non siamo riusciti a cambiarla per errori banali, soprattutto i nostri compagni. Noi abbiamo giocato veramente bene, ma non ci interessa. L'importante per noi è di migliorarci. Piano piano ci si migliora in questa maniera. E niente, era tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile. In questo caso lasciate un bel pollicione in su che mi aiuta tanto a crescere. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rinnovo l'invito a domani. Ciao belli!